trasporto. Per tutte anche queste. Bene, siamo tutti a posto, benvenuti a questa prima conferenza di un ciclo che terrà Fulvio qui in Cascina Interno, Fulvio Barbato, sul Cantù Shell dei Meneghini. Sono diversi argomenti, i primi tre che ci ha indicato Fulvio sarà quello di oggi, che era Milano sull'acqua. Il primo di una serie, oggi parleremo di acqua, poi ci sarà il 23 novembre, che non è una data casuale perché è il giorno dopo il 22, che è l'anniversario della morte di Don Giuseppe Gervasini, meglio conosciuto come Pedro Atanà. Angelo e Tullio parleranno appunto di Don Giuseppe Gervasini, sempre qui in Cascina. E poi avremo una, invece mi pare il 14 dicembre, adesso non mi ricordo bene, ma c'è il programma, avremo un'altra interessantissima conferenza di Tullio sui sindaci. Beh, cavoli, io la ritengo tale, sui sindaci di Milano dal 45 a oggi. Ecco, poi c'è una lista veramente di tantissimi argomenti che con Tullio affronteremo per dare vita a questo Cantù Shell dei Meneghini, cioè il Cascina Interno si presta molto bene a questo genere di iniziative, è un luogo molto antico, quindi è un luogo probabilmente ideale per parlare di questi argomenti. Tullio Barbato è direttore, fondatore di Radio Meneghina, lui si incazza sempre quando lo dico, incavola sempre, ma è il decano dei giornalisti di Milano. Miti che sono le sue dirette da Palazzo Marino, sono i suoi interventi su le più grandi testate giornalistiche italiane e soprattutto la regolarità che aveva la sua diretta appunto a Palazzo Marino su Radio Meneghina, in cui proprio è stato precursore di tante cose in diretta che vengono fatte adesso su testate più grandi. Ecco, Tullio è la memoria di Milano, sa praticamente... Sono vecchio, questa è... Però la memoria è più bella. Sa tutto e oggi si verificherà con un argomento che è Milano sull'acqua. Milano e l'acqua da sempre sono stati in strettissima simbiosi. Prima di cedere la parola a Tullio, questo oggetto che sto accarezzando con tanto amore è importantissimo. Questo è un Brelin. Il Brelin era in realtà, perché il Brelin de Lusso? C'era il Brelin normale che usavano le donne, le nostre nonne sui navigli, che era semplicemente una sicella di legno morbido, normalmente pioppo o salice, in cui era anche scavato la forma delle ginocchia, in cui le nostre nonne, le nostre bisnonne usavano per appoggiare le ginocchia nude per lavare, per esempio, i pain sui navigli. Questa qui è lo stesso Brelin, però addirittura è più evoluto perché ha questo sistema che permetteva di ripararsi dagli sfuzzi dell'acqua gelida. In più anche con questa maniglia, l'ho fatto vedere prima Giorgio, molto importante sia per portare i panni e riportarli a casa una volta lavati, quindi è anche un'opera di intelligenza, ma soprattutto è uno strumento che testimonia la fatica di chi ci ha preceduto, delle nostre mamme, delle nostre nonne che sceppavano la cena per tirare avanti nel Gerannino Rossi, i futuri industriali di Milano. Niente. Ho accennato alla fatica perché un nostro sogno, ma più che un sogno un progetto, è di realizzare qui a Cascina Interno un museo della fatica. Quindi non un museo della civiltà contadina, in cui come diciamo spesso ce ne sono degli esempi bellissimi, estremamente professionali, basta andare da Bairate, c'è il museo Angelo Masperi o la ghiacciaia di Cornaredo, sono veramente cose eccezionali. Noi qui vorremmo conservare degli oggetti consumati dall'uso, per testimoniare la fatica di chi li ha utilizzati. Stiamo tentando, l'idea è piaciuta, degli strumenti ne abbiamo già, in mezzo alla sala che sarà il Sijun con l'assa della VA, la lavatrice delle nostre nonne, delle nostre bisnonne, ma anche delle nostre mamme. E niente, questo perché a Cascina Interno vorremmo testimoniare appunto la fatica di chi ci ha preceduto.
però Cascina interno, il territorio, l'agricoltura, il, appunto, il territorio è anche cultura, è anche Milano, e chi meglio di Tullio ci può parlare del lato culturale del, di questo luogo, Cascina interno. Chiudo citando la parola, il binomio che riassume un po' chi siamo noi, cosa vogliamo fare. Noi stiamo lavorando, anche la locandina di oggi lo rappresenta, nel progetto agricultura. Gli agricoltori lo fanno, gli agricoltori, o sono fare benissimo il loro lavoro. Noi facciamo gli agricultori. L'incontro di oggi rientra nella cultura del territorio, rientra nella cultura milanese. Tullio, parole tue. Grazie. Diciamo che questo è un incontro propedeutico. Grazie a tutti gli amici datati della Cascina interno e anche a tutti gli amici personali che sono venuti anche dal Consiglio.